sono un appassionato di tennis, è la cosa più importante che mi viene da dire. Sembrava che in questo periodo questa cosa fosse stata un po' dimenticata, invece questa è l'occasione. Mai assist è stato più bello quello del maestro Boscatto, perché prendiamo proprio ad esempio la sua voglia di vedere tennis, di far giocare a tennis. Noi vogliamo il gruppo che abbiamo creato, che abbiamo messo in piedi, che si è affacciato a questo mondo pensando di vedere giocatori di tennis, pensando di parlare di tennis, e ci siamo accorti che forse ci vuole un po' di equilibrio e c'è bisogno un po' di equilibrio tra tutti quanti, e ricominciare a parlare di tennis ed è l'occasione giusta. Soprattutto venite a votare, soprattutto mi auguro che vengano tanti a votare, perché ci sono modalità che insomma vanno comunque riviste. L'opportunità è ghiottissima, perché il 5 maggio c'è la possibilità di votare e quindi di dare il proprio contributo e il proprio apporto. Quello che ci sentiamo di dire il gruppo di amici che abbiamo messo in piedi e che segue il tennis da tanti anni è che la garanzia che vogliamo dare è che venga distribuito l'evento, il giocatore, che venga fuori da questa campagna, da questa regione, in maniera tale che da poter essere un'altra volta riapprezzato. Ci manca molto, ci sono tante persone che meritano e che non vengono prese in considerazione per una marea di motivi che non voglio discutere, non c'è motivo di discuterla, bisogna solo ricominciare a parlare di tennis. Lo vogliamo fare, lo possiamo fare, abbiamo un'occasione meravigliosa. La cosa più importante è venire a votare, la cosa più importante è non delegare nessuno per proprio conto. I gestori dei circoli, i maestri hanno delle attività, hanno delle responsabilità. Come si fa a lasciare che non sia proprio la persona a portare il proprio contributo a quello che è l'obiettivo finale? Quindi venite a votare, venite a sentire, venite a rendervi conto se c'è la possibilità effettivamente di poter essere contenti un'altra volta di questo ambiente, del gioco del tennis. Deve essere per tutti, noi ci sentiamo di poterlo garantire perché non abbiamo altro interesse che il tennis. Sono molto contento di essere venuto qui oggi a vedere la finale di Giovanni, che ormai lo sanno tutti che è il mio migliore amico. Ha fatto una grande vittoria, una grande partita. E niente, sono contento di essere venuto qui insieme a mio padre a sostenerlo, alla fine ci ha regalato questa bella vittoria. E diciamo, ci siamo rimessi in gioco, vogliamo dare la possibilità al tennis campano di dare un cambiamento. La squadra è forte, noi ci siamo e speriamo di avere utenze in questo. Il consiglio che do a tutti è quello del 5 maggio di andare a votare, che è la cosa più importante per noi in questo momento. Uno dei nostri punti fondamentali è quello della meritocrazia. Quello a cui puntiamo noi è quello che chi merita è giusto che vada avanti, e vogliamo provare appunto a risollevare il tennis in Campania, che in questo momento secondo noi è in profonda crisi. E niente, con la squadra, il team c'è e speriamo di poter cambiare qualcosa.